Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Scarlet Nexus. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. È da quando è stato annunciato questo gioco che ho avuto un interesse nel volerlo giocare, ma soprattutto dopo aver giocato Code Vein. So che magari non sono collegate le cose, ma non lo so, mi ha attirato nello stesso modo. Appena ho visto Code Vein, questo gioco mi ha dato lo stesso feeling e ho detto: sembra davvero bello, voglio provarlo. L'unica cosa che un po' mi disturba dal fatto Code Vein è questo, è che qua non ci sono personaggi creabili. Peccato, non importa. Giocheremo con quello che il gioco ci dà. Quindi, avviamo Scarlet Nexus. Di questo gioco non so veramente nulla, tutto ciò che sto per fare è tutto blind run e non ho il benché minimo indizio su come andare avanti, quindi va bene così. È da molto tempo che effettivamente non trovo un gioco di cui non sappia realmente nulla, quindi vediamo di scoprirlo assieme. Hai appena ottenuto i componenti aggiuntivi. Perché sì, ho trovato anche il Season Pass in offerta e più tanti altri contenuti che sono riuscito a scaricare. In più sono state aggiunte sfide al gioco, fantastico. E quindi ho detto, bene, il gioco è in offerta, il Season Pass è in offerta, prendiamo tutto in una volta sola. Premi un tasto. Dov'è il tasto un tasto? Regola la luminosità, siano belle visibili. Direi che così si vede. Ecco, un po' di luminosità in più serve sempre, visto che YouTube scurisce tutto. Voci, direi giapponese. Difficoltà. Allora, siccome è la prima volta che ci gioco, direi di giocare in normale. Va bene, non c'è nient'altro da controllare. Avviamo una nuova partita. Ah, così proprio, ce li presenti i personaggi. Bene, dai. Scegli il personaggio. Ok, quindi abbiamo due personaggi. Yuito Sumeragi e l'altra è Kasane Randall. Selezionata dalla FSE, era una cadetta d'élite dell'Accademia. Razionale, distaccata dall'area indifferente. L'unica persona con la quale si confida è la sorella adottiva. Legata a lei da un forte senso di lealtà, Kasane è disposta a fare qualsiasi cosa per la sorella. Combatte a distanza grazie agli attacchi multilama a lungo raggio e abilità psicocinetiche. Bello. Appartenente all'illustre famiglia che discende direttamente dal padre fondatore, Yuito è un ragazzo allegro, ottimista e dal cuore gentile. Dopo essere stato salvato da un membro dell'FSE, ha deciso di arruolarsi nello stesso corpo militare per poter salvare le persone in difficoltà. Combatte a distanza ravvicinata facendo uso della spada e di abilità psicocinetiche. Il mio corpo dice di andare sulla spada. La mia mente dice di andare sulla distanza. Sono attratto malamente da lei, ma sono attratto anche dalla sua spada, porca miseria. Va bene, ho deciso. Vado con lei. Seguirò quello che mi dice la mente e il cuore. Kasane, sei il primo personaggio di questo gameplay. Non lo so, il fatto che lui usi la spada mi attirava, però il fatto che lei non ce l'abbia mi attira ancora di più. Modalità foto L1 più sopra. Ah. Si toglie questo tasto da qua dalle palle, però. Interessante. Una palla rossa gigante. Lui non capisco se è cieco o è pure solo tipo sotto controllo mentale. Le stringhe rosse. Ok, è sicuramente collegato a noi, visto il flashback. Sarà tipo nostro padre. Ok. Quindi, ovviamente, come sempre, il mondo è sempre distrutto. Non mi sorprende neanche troppo, ormai, la cosa. In qualsiasi gioco della Bandai di questo tipo, il mondo è sempre sull'orlo della distruzione o è già stato distrutto, quindi la cosa non mi sorprende. Struttura di addestramento della FSE. Sala riunioni.
Ok. これよりノーと脳を仮想ケーブルでつなぐ。訓練とは比べ物にならない痛みだが耐えろ。Ok. Che palle però sti cosi qua sotto. Alsas. Ai. Ok, questi non hanno retto. Ottimo. Mi sa che questa è la sorella. Mi sa che lei è la sorella. Oh, che carine. Che ti pareva? Noi invece sicuro non facciamo una piega. Quanto ci fai? Noi non facciamo una piega. Ok, no. Vabbè, più o meno. Abbiamo resistito, dai. Pensavo molto peggio. Però stelline sulla faccia? Stelline sulla faccia non ce le hanno gli altri. Ah, perché gli altri non l'hanno superata. Cioè, il fatto che a noi sono apparsi vuol dire che noi l'abbiamo sopportato meglio degli altri. Ok. Va bene. Gli dici i comandi? Abbiamo quasi 700 di vita. Spostati con L, la visuale con R, rimposta con R3. Ok. Ok, con la X saltiamo. La telecamera è un po'... Ok, se si può un attimo sistemare, la renderei un filino più lenta. Nonostante io apprezzi le telecamere abbastanza veloci, questa è proprio... è netta. Vorrei impostarla un attimo, se si può. Ok, no, non c'è l'impostazione per la velocità. Va bene, dovremo tenercela in questo modo. R2. Quella. Ah, è certo. Aggancio nemico usando R3. Premo di nuovo per sganciarlo. Aggancio nemici, ok. Becca di questo. Ah, devo tenerlo premuto. Ok. Noi usiamo proprio la telecinesi. Kazan combatte usando i suoi poteri, la psicocinesi. Per attaccare gli oggetti e colpendo i pugnali porta con sé. Particolare abilità nel combattimento a mezz'aria, nell'utilizzo di attacchi ad aria quando è circondata dai nemici. Eseguire attacchi con arma quadrato carica la barra psi. Usando una combinazione di armi psicocinesi potrai sbarazzarti dei nemici. Inoltre colpire i nemici con un attacco con arma te lo farà agganciare automaticamente. Ok, questo è utile. Ok, quindi non combattiamo solamente con la psicocinesi. Va bene, agganciamolo. Ok, i nostri pugnali carini sono tanti anche, quindi col cerchio schiviamo. Abbiamo un massimo di schivate? No, perfetto. Va bene, l'importante... Non abbiamo stamina, vero? Mi sembra di no. Nemici volanti. Aggancia. Ok. Beccati questo, stronze mosche. Ma quando è che muoiono? Le ho già ridotto la vita. Ah, attacchi combo con i tasti insieme. Vieni qua. Ecco fatto, bello lui. Ok, c'è da ricordarsi che fanno anche gli attacchi combo tenendoli premuti assieme. Passo e lo e possiamo anche scattare. Ok. Beccati questo. Sono troppo lontano. Ecco fatto. Ok, la nostra, giustamente, psicocinesi ha anche una distanza. Ci sta come cosa.
Attacco speciale. Usando triangolo potrà attivare l'attacco con ripiego, grazie al quale Kazane eseguirà un attacco con arme mentre indietreggia. Questo attacco ripristinerà notevolmente la tua barra psi, quindi aggiungila alla combo per combattere senza consumarne troppo. Può essere usato una volta sola per ogni combo. Ok, ma l'apprendimento di altre abilità ti permetterà di aumentare il numero di utilizzi. Ok, va bene, dov'è un nemico? Ok, beccati questo. Esegui un attacco con arma quadrata dopo averlo colpito con un attacco psicocinesi. Tieni premuta per avvicinarti al nemico. Ok. Dai. Beccati questo, stronzo. Mentre colpisci con quadrato triangolo, se esegui un attacco psicocinesi tenendo premuto puoi sferrare un attacco consecutivo di psicocinesi. Questa azione consuma molti E, quindi attacca con quadrato triangolo per ripristinarla. Ok, quindi in sostanza, se io continuo a usare la psicocinesi ne consumo un sacco, ma se la uso durante una combo ne consumo molto di più. Ok, va bene. L'importante è ricordarsi, in sostanza, di non consumarla mai troppo. Va bene. Dobbiamo sempre tenerne da parte e continuare a attaccare anche fisicamente. Imparare l'abilità attacco consecutivo con scatto e attacco consecutivo di psicocinesi aumenterà il numero di volte che è possibile utilizzarne consecutivamente. Concatenare un attacco consecutivo con scatto, un attacco consecutivo di psicocinesi e un ulteriore attacco consecutivo con scatto ti permetterà di infliggere pesanti danni. In sostanza, più attacchi, più fai danni. Buono. Non c'è nulla di segreto in sta addestramento. Non posso salire sugli oggetti. Quello è grosso. Dai. Cosa fai? Non mi attacchi? Stronzone maledetto. Attaccami. Ti ho detto, attaccami, stronzo! Beccati questo! Ok, adesso l'ha usato tipo... per fargli un sacco di male. Puoi rivedere ciò che hai imparato nel tutorial. Fantastico. Quindi più volte attacchiamo, più permette di fare questi attacchi. Va bene. Ah, eccoli là i nostri pugnali. Sono tipo uccellini, sono piccoli così e fanno così attorno. Bello, mi piace. Grazie, signore. Va bene, la ringrazio. Mi urta il fatto che ci sono le scritte qua, modalità fotografica, sotto le balle ogni volta, però vabbè, non importa. Ok, devo dire che sono piacevolmente sorpreso. Le abilità sono veloci, il gameplay è fluido, mi piace. Ovviamente siamo nel Giappone iperfuturistico. Distretto Ryujin, città di Shou, centro New Imuka. One-chan. È andato bene, grazie. Queste transizioni così non mi fanno impazzire. Però non hai avuto i segni in faccia, perché solo io? Ah, ma è lei l'One-chan, quindi. Cioè, noi siamo la minore, quindi. Pezzi di trama, Ok. Ok, abbiamo dei pezzi di trama tramite un sogno. Il mio potere?
Sicuramente invece sarà così. Quanto ci fai? Lo spero anch'io. Ecco, ovviamente. Beh, speriamo vada tutto bene allora. Quanto ci fai che provo ad anticipare? Finiamo in due unità diverse e lei muore. Non è vero. Esatto. Ok. Sta cosa del portachiavi secondo me è tipo un obiettivo. Vinci il portachiavi. Hai dei gusti un po' particolari, sorella cara. Ma è scomparsa. Avanzando nella storia riceverai messaggi da vari personaggi. Per visualizzare accedi alla schermata del menu principale. In alternativa puoi aprire la schermata R1 su. Puoi rispondere ad alcuni messaggi, per farlo premi X. A volte avrai del tempo limitato per rispondere. Ah. Va bene, vediamo il messaggio. Ah, me lo fa anche in audio. Sfide aggiunte alla libreria. Oggetti disponibili al negozio. Grazie per il tuo supporto continuo. Gli articoli che hai scaricato sono arrivati. Puoi venire a prenderli al negozio e dai un'occhiata. Dov'è il negozio? Boh. SAS, sistema di allaccio sinaptico. Collega i nostri cervelli con il cavo virtuale. È stato più doloroso di quanto mi aspettassi. Sicura di stare bene, Kasane? Promettimi che me lo dirai se senti troppo dolore. Grazie per la preoccupazione, ma non stiamo parlando di trasferire dati a sufficienza da poter dare prestito ai poteri. È naturale che sia qualcosa di impegnativo, però te lo prometto, cerca anche tu di non sforzarti troppo. Oh, le sorelline piccoline loro. Questi sono i nostri personaggi finora, questi sono tutti i nemici, queste sono le sfide. Guarda, sono sicuro che se avessi scelto il maschio, già l'utilizzare le spade mi sarebbe piaciuto un sacco. Però lo stile di combattimento di questa ragazza non mi dispiace. Modalità fotografica. Io in realtà volevo usarla solamente per vedermi in giro, non per altro. Siamo in una sorta di Giappone futuristico, ovviamente. Però c'è un misto un po' di tutto. C'è il ponte di Brooklyn, c'è la Torre Eiffel, ma soprattutto ci sono tutti sti cavi rossi che girano per tutto quanto il posto. Quindi quei cavi sicuramente ci trasferiscono tutte le informazioni. E qua abbiamo trovato un oggetto. Così ci sono alcuni luoghi che puoi ottenere degli oggetti. Oggetti dati ambientali, oggetti dati di tipo oggetto. Ok, e cosa abbiamo ottenuto? Non lo so. Però qua ce n'è un altro, quindi prendiamolo. Ah, abbiamo ottenuto dei soldi. È scritto qua sopra, non l'avevo visto. Io stavo guardando il messaggio di là. In teoria io devo andare da quella parte e c'è un floppy disk. Questo vuol dire che lì si può salvare. Fantastico, ci sono dei punti di salvataggio allora. E mi piace il fatto che non c'è la stamina, quindi possiamo correre quanto vogliamo. C'è un altro oggetto, vieni qua. Ecco qua, 100 soldi. A sto punto mi finisco di girare tutta la strada. Si sa mai che trovi degli oggetti utili, no? Ecco appunto. Una gelatina leggera. Come struttura del posto mi ricorda molto Astral Chain, sicuramente. Però a livello di gameplay non lo so, questo secondo me mi piacerà di più. Non che Astral Chain alla fine non mi sia piaciuto, per carità, devo essere sincero. Era ben fatto, solo che non lo so, mi ha... La fisica! C'è la fisica, possiamo spingere via tutti gli oggetti. Sì, che bello. Dicevo, non mi ha invogliato stranamente a continuarlo, nonostante alla fine mi stesse piacendo. Non lo so, forse a livello di gameplay, nonostante fosse a livello di meccaniche comunque unico. Perché usare il personaggio combattente, usare anche il tuo Legion, era una meccanica davvero interessante. Però non mi ha invogliato a continuarlo, peccato. Magari un giorno lo riprenderò, quello sicuramente. Altro oggetto che saranno altri soldi. Un campione di forza MK1. Campione di forza. Plugin di potenziamento difensivo discretamente economico. Aumenta di poco la difesa grazie ad una barriera invisibile. Effettivamente c'è il menu plugin, ma
come si utilizzano? Saranno oggetti consumabili o sono oggetti che posso equipaggiare? È un equipaggiamento e mi aumenta la difesa di 5. Fantastico, ottimo. Bene, abbiamo già trovato il nostro primo equipaggiamento. Altro oggetto. Potenziamento salute MK1. Secondo equipaggiamento di oggi. Ah, sei tu quello di salvataggi. Ah, allora aspetta, fammi vedere che cos'hai prima. Puoi acquistare e vendere oggetti di battaglia e equipaggiamenti nei negozi. Sono stati aggiunti nuovi prodotti. Dio mio, quanta roba. Ah, ma aspetta, questa è roba che devo accettare. Wow. Non c'è il tasto accetta tutto? Set di armi stella per Yuito e Kasane. Ottimo. Va bene, accettiamo tutto quanto. Aspetta, questo gioco come funziona? Le armi hanno dei livelli o sono semplici armi? Ok, le armi non hanno dei livelli, però mi chiedo se prendendole più avanti siano più potenti. Ok, sto dando solo una rapida occhiata, giusto per non spoilerarmi niente. Ma le armi hanno un quantitativo d'attacco, ma non hanno livello. Perfetto, quindi posso prendere tutto. Tanto sicuramente sono delle armi decenti per iniziare, o comunque sono buone da avere, ma non saranno sicuramente rotte. Prendiamo tutto allora. Contenuti aggiuntivi. Allora, riceverai il contenuto aggiuntivo 1 e questo è già parte del DLC grosso. I seguenti contenuti verranno applicati al gioco. Per sbloccare alcuni contenuti è necessario soddisfare determinati requisiti. Poteri ex, eventi legati ex, nuovi oggetti nel negozio, i personaggi in cui hai un forte legame inizieranno conversazione e rifugio, i personaggi con cui hai un forte legame ti daranno regali speciali, nuove sfide. Ok, io ho deciso di prendere il Season Pass prima di iniziare il gioco senza sapere nulla, quindi non so se saranno buoni, non so se saranno male e se avrò sprecato dei soldi, ma mi sentivo di dire, ok, prendiamo la cosa intera. Contenuto 1 aggiunto. Per rafforzare i legami con i compagni attraverso il contenuto aggiuntivo puoi sbloccare i poteri ex. I poteri ex si sbloccano attraverso gli eventi legami ex con i tuoi compagni. Per attivare gli eventi ex devi soddisfare le seguenti condizioni del compagno in questione: avere tutti i suoi eventi legame fino alla fine, aver raggiunto il livello 6 di legame, avergli consegnato un regalo speciale ottenuto tramite lo scambio. Ok, impareremo a sbloccare tutto allora più avanti. Minchia, quanta roba. Contenuto aggiuntivo 2. Potere ex Neux Drive, eventi legame ex, nuovi oggetti nel negozio, personaggi forte legame, personaggi nuovi, nuove sfide, ovvero la stessa roba di prima. Altro quantitativo di vestiti e armi. E il contenuto aggiuntivo 3. Nuove missioni nel simulatore di VG, nuovi obiettivi delle sfide, episodio di Karen, storia sconosciuta. Non so chi sia Karen. Lo scopriremo più avanti. No, spoiler, tutto spoiler, via. Oggetti da collaborazione con anime. Oh no. Sono parte della campagna promozionale della serie animata TV Scarlet Nexus. Wow, non sapevo esistesse anche l'anime, allora dovrò vedere un giorno. Però dopo aver giocato il gioco, perché sennò è tutto spoiler. Nuovo ausilio ESP combattimento, nuovo ausilio preserva salute. Quindi quello sopra sarà sicuramente bonus all'esperienza, quello sotto sarà tipo sopravvivi a un colpo mortale, immagino. Degli oggetti per il crafting, immagino. Ecco, questo è uno dei pochi oggetti che sapevo che sarebbe arrivato, perché ho letto che c'era una collaborazione con Tales of Arise. Però mi dispiace che hanno dato solo la spada a lui, ma non niente a lei, peccato. Bene, abbiamo preso tutto, immagino. Sono stati aggiunti nuovi prodotti. Sono uscito e rientrato giusto per vedere cosa aggiungeva. Ok, però non li mette da subito. Giustamente, ci sta. Vediamo un po' di questi contenuti che abbiamo preso. Allora, abbiamo una marea di vestiti. Cigno solitario. Bello, mi piace, bianco. Determinazione. Una roba scolastica. Dolore eterno. Ti dirò che non è male questo, mi piace. E Historic Drop Shinobi. Carino, niente di eccezionale. Ti dirò che Dolore Eterno mi piace. Però sono solo costumi, non aumentano statistiche, va bene. Maschera danneggiata, ok, questa mi piace. Mi piace con tutto l'insieme che abbiamo. E la statuetta del gufetto, allora è bellissima, infatti questi due oggetti li avevo già visti. Il gufetto sembra della Trudy ed è bellissimo, ma non lo voglio avere in testa, per favore. Bello questo costume così, eh. Vediamo invece le nostre armi che abbiamo sbloccato. Abbiamo le nostre di base che fanno 27, queste due che fanno 34. Mi sa che tutte faranno 34, vero? No, queste qua fanno 44. È già un bel bonus. Va bene, mi sembra che non abbiamo preso roba troppo rotta. Salviamo. Ma ci sono un sacco di slot di salvataggio. Madonna mia. Pensavo fosse una roba unica, proprio hai quel personaggio e quelli sono i tuoi dati, non che potevi fare avanti e indietro più volte.
ti dirò che in realtà non è neanche male. Metti caso che sbagli una roba di storia, decisioni simili. Va bene, direi di fermarci qui come primo giro. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!